Ed ora ci occupiamo della vicenda Lenaiadi perché lo facciamo anche oggi perché quella di oggi è una giornata in cui ci sono delle notizie, ce le dà subito in diretta proprio da Lenaiadi la nostra Antonella Micoletti con alcuni ospiti, quindi facciamo il punto della situazione. A te la linea, Antonella. Sì, siamo a Pescara sotto un sole battente dinanzi alle Naiadi, che è una perla dell'Adriatico e uno dei tre impianti, pensate, sportivi più importanti d'Europa del genere. Sapete tutte le vicissitudini che ha passato questa struttura? Ebbene, oggi c'è una novità. Sono state aperte le buste pervenute per la gestione temporanea delle Naiadi. Si tratta di tre buste e ora vi dico anche a chi appartengono. Secondo indiscrezioni, gli interessati alle Naiadi sarebbero l'ex gestore Vincenzo Serraiocco, amministratore della Sport Life, alcune associazioni che operano nella struttura come Pescara Pallanuoto e una cordata di Roma. Ma per quanto riguarda Mauro Febbo, l'assessore competente, ieri ha fatto un incontro con le organizzazioni sindacali, tra breve manderemo il servizio, e dopo le polemiche dei giorni scorsi, malumori dei lavoratori, le caldaie rotte, c'è stato pure il fallimento della società Progetto Sport, che gestiva appunto l'impianto delle Naiadi, che al momento è chiuso. Però c'è una buona notizia e ce la riferisce al microfono di Luca Pompei proprio l'assessore regionale Mauro Febbo, perché ricordiamo che la struttura delle Naiadi di Pescara è di proprietà della regione Abruzzo. Allora, se tu sei d'accordo, io manderei subito l'intervista realizzata questa mattina a Mauro Febbo per poi commentarla con i nostri ospiti che abbiamo non in studio ma qui in piazza davanti alle Naiadi. Benissimo, sentiamo Febbo. Questa mattina l'apertura delle buste per l'affidamento della gestione della struttura delle Naiadi a Pescara. Intanto il lavoro prosegue per cercare di aprire al più presto la struttura e di risolvere, insomma, la situazione per quanto riguarda i dipendenti della struttura. Mauro Febbo. Sì, intanto oggi inizia l'iter, credo che nel giro di qualche giorno verrà concluso. Ieri ci sono stati due ordini di incontro, una con l'avvocatura perché c'era questa ipotesi di inserire la clausola richiesta per tutelare i lavoratori. L'avvocatore ci ha spiegato che per poter fare quello i tempi si allungavano notevolmente perché bisognava riaprire i termini di un bando a tutti e quindi dare tempi, ma si è vista, leggendo attentamente sia il bando sia le ultime disposizioni dell'ANAC, che comunque quella clausola non risolve tutti i problemi e in parte sono risolti, perché chi presenterà l'offerta e avrà messo il riassorbimento dei dipendenti avrà un numero di punteggio maggiore, per cui in parte è risolto. Abbiamo assicurato le organizzazioni sindacali, i lavoratori che abbiamo incontrato in tarda serata, che comunque sarà nostro obiettivo chiedere nel momento in cui avremo l'aggiudicazione all'aggiudicataria garanzie per occupazionali. Quindi si procede in questo senso. Devo dire che il mio collega Liris con il settore patrimonio e lo sport ha fatto un grandissimo lavoro, perché già da ieri sono stati affidati i lavori alle ditte che devono intervenire sulla sostituzione della caldaia, 40 metri di tubazioni, centraline elettriche, quindi oltre 60.000 euro di lavori già impegnati, già affidati. Quindi tra i tempi tecnici di assegnazione provvisoria, poi definitiva e pubblicazione, diciamo che noi entro il 10 giugno contiamo di far riaprire alla nuova azienda l'ENAIL e di chiudere questo angoscioso capitolo che ormai dura da troppo tempo e con troppi risvolti negativi. Bene, abbiamo ascoltato, avete ascoltato anche voi Antonella, le dichiarazioni dell'assessore Febbo, insomma si è delineato un cronoprogramma. Sentiamo insieme invece al tuo microfono anche le reazioni, a te. Sì, come avete sentito l'assessore Febbo ha detto che si seguirà un iter celere per la gestione temporanea, però ricordiamolo, delle Naiadi, perché i lavoratori come i sindacati tengono a precisare che la loro data, il loro fine è l'obiettivo del project financing del 2020, quando ci sarà il bando europeo per l'aggiudicazione e la gestione ventennale a quanto pare della struttura delle Naiadi. Comunque questo è già un buon inizio. Siamo con Guido Cupido della CGIL. L'assessore Febbo ha detto che entro il 10 giugno le piscine le Naiadi riapriranno e l'impianto tornerà a pieno regime. Voi avete avuto ieri un incontro, fiduciosi?
Sì, abbiamo avuto ieri un incontro in regione e abbiamo chiesto alla regione di interfacciarsi prima con i lavoratori e con la loro rappresentanza per provare a gestire insieme questa difficile vertenza. Ci sono state anticipate già ieri alcune considerazioni fatte anche dall'avvocatura regionale e una via di uscita per i due obiettivi che per noi chiaramente rimangono i due obiettivi cardine di questa vertenza aperta dai lavoratori e dalle loro organizzazioni. Quello principe è ovviamente di riaprire nel più breve tempo possibile la struttura delle NAIA e di restituirla alla cittadinanza e quindi ai lavoratori. E proprio questo è il nostro secondo obiettivo, quello di tornare a far lavorare e quindi a dare una continuità ai lavoratori che da, lo ricordiamo, più di 10 giorni si trovano fuori dai cancelli e continueranno comunque a stare fuori da questi cancelli fino a quando fisicamente non avremo la dimostrazione nei fatti della riapertura delle naiadi. Brevemente, l'assessore parlava anche dei lavoratori che sarebbero tutelati. Esatto, noi come organizzazione abbiamo, da questo punto di vista, abbiamo chiesto, perché non li scriviamo noi i bandi e tantomeno li possiamo ritirare o modificare, abbiamo chiesto che venissero date garanzie dell'occupazione e della continuità occupazionale. Abbiamo anche detto che l'obiettivo, quello che conta, non è il mezzo attraverso il quale arriviamo. Ieri abbiamo preso un impegno da parte della regione, quindi Febbo, che sta seguendo in nome per conto della regione la vicenda delle naiadi, ci ha rassicurato che ci sarà trovata la formula giuridica tecnica perché insomma la clausola sociale, o meglio gli effetti della clausola sociale, si abbiano a prescindere dal fatto che siano meno inseriti dentro quel bando. Grazie a Cupido. Un minuto solo, Carmine, te lo chiedo, diciamo che questa piscina conta 5.000 iscritti, 1.500 ingressi giornalieri, ricorderete anche gli antichi fasti e speriamo che ci saranno della grande pallanuoto, ma qui c'è anche un contesto sociale importante e ne parliamo brevissimamente con Giustino Lotti, presidente dell'associazione Nuoto Paralimpica. Voi avete dei piccoli grandi campioncini, medaglie d'oro, d'argento, di bronzo. Sì, abbiamo dei piccoli campioncini, ma all'interno della società ci sono anche dei campioni che partecipano agli assoluti già da parecchi anni. L'anno scorso tutti e tre i nostri ragazzi qualificati agli assoluti con 3 gare individuali sono saliti tutti e 3 a podio con tutte e 9 le gare in qualificazione, riportando 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi. In bocca al lupo, dunque vive il lupo, ovviamente diciamo noi. Carmine, io ti restituirei la linea e d'altra parte stasera vi proporremo uno speciale molto più ampio in cui vi daremo tutte le delucidazioni del caso affinché le naiadi, fiore all'occhiello di un'intera città e di un'intera regione, possa tornare davvero agli antichi fasti. Se non hai domande da studio, per il momento è tutto e ti restituirei la linea. Grazie Antonella, grazie ai tuoi ospiti, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento questa sera alle ore 20:40 con lo speciale dedicato appunto alla giornata molto importante che abbiamo seguito sostanzialmente in diretta sulla vicenda delle naiadi.